tenuta tra le mani dei due ragazzi. Chi leggerà questa pergamena? From Niger, Agadez, from Agadez to Libya, I guess. So I get to Libya, I worked, then I paid to get here. Poi ha lasciato il suo paese perché purtroppo c'era la guerra e non era più possibile vivere in quel tipo di società. E così ha deciso di, come tanti altri, di venire in Italia. Why they choose me? I'm a Muslim. We want one together, because Muslim and Christian we are one. So it's good. Destino fin qui oggi in quanto musulmano, proprio per dimostrare che siamo tutti uguali, sia musulmani che cattolici. E quindi lui ha capito questa cosa e per lui è stato davvero importante. Sono ragazzi che sono stati mandati a noi dalla provvidenza, ma anche dalla disperazione dei posti da dove l'hanno mandati via, dove sono scappati, dalla disperazione, dalla guerra e le tante difficoltà. Sono stati sbarcati in Sicilia da navette, da navi, questa qui. Quando questo? Questi lui 10 mesi fa e lui invece 6 mesi fa. E stanno da noi imparando le cose, le nostre abitudini, ma sono accolti nel nostro centro di L'Aquila. E noi facciamo del tutto per poterli assistere nel miglior modo possibile, perché loro hanno sofferto molto, sappiamo le loro storie, ce l'hanno raccontate ma neanche ne abbiamo le prove, e quindi loro sono proprio ragazzi che hanno bisogno di affetto innanzitutto. Poi in un ambiente amichevole cerchiamo di farli anche apprendere le nostre abitudini, farli comportare bene nelle nostre regole, nelle nostre leggi, ma soprattutto anche dal punto di vista ludico, sportivo, li facciamo partecipare ai giochi, alle attività, ma anche di cultura. Quindi loro imparano i corsi italiano, 4 volte a settimana c'è il corso italiano, e loro spero che la commissione che dovrà decidere sul loro permesso sia benevola nei loro confronti. Sì, vogliono venire in Italia perché vogliono trovare un'attività, un destino per loro favorevole, per poi tornare quando i tempi lo permetteranno, per tornare poi ai loro paesi, aiutare le loro famiglie.